a tutti, sono Francesca di Dressage for Jumping, siamo qui con Camilla Vittadini per intervistarla, visto che oggi intervisteremo un po' di cavalieri famosi. Allora Camilla, prima cosa che vorremmo sapere è: ma quanti cavalli hai portato a questo concorso? Perché ti abbiamo visto in tutte le gare. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato qui. E, no, in questo concorso ho portato solamente 3 cavalli perché è un concorso internazionale, quindi ho selezionato quelli che erano più pronti. Sì. Perfetto. E quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti? Ma adesso pensavo di fare un pochino di break per la pausa estiva, perché è veramente molto caldo. Temperature, esatto. Qua a Borgo La Caccia siamo veramente fortunati perché c'è un... È molto bello questo concorso. Sì, c'è un magnifico maneggio coperto dove si può allenarsi, riscaldarsi. Ah, quindi il campo prova era forse nel maneggio coperto. Esatto. Ah, beh, quindi questo alla fine già. Anche se fa caldo, cioè c'è solo il minuto certo. della gara, però... I box, le strutture sono eccezionali. Bellissimo. Però comunque trasporti, diventa tutto complicato col caldo. Quindi un pochino pausa. Di pausa. E dopo? Poi a settembre vorrei ricominciare. Vorrei andare al Sunshine Tour ad ottobre. E quindi di base fare tutta la mia programmazione in base a quello. E non lo so se ci sarà la possibilità, perché non è ancora uscito il programma, magari fare il CSI 2 Stelle di Milano durante i campionati. Che bello! Quello deve essere una cosa bellissima. Sì, infatti noi verremo a vedere, perché deve essere proprio un concorso meraviglioso. Io vorrei chiederti un'altra cosa, Camilla. Tutte le persone che seguono la nostra pagina sono molto molto curiose di avere delle informazioni sul Compartiamo, e io so che tu sei nell'organizzazione di questo evento bellissimo, che tra l'altro quest'anno si farà qui al Borgo La Caccia. Allora, Compartiamo, abbiamo avuto la prima edizione l'anno scorso. Io sono venuta, è stata bellissima. Veramente emozionante, a casa di Luca Moneta, che è l'ideatore di questa masterclass. E la seconda edizione sarà qui esattamente a Borgo La Caccia dal 3 al 6 agosto. Perfetto. Allora, che cosa dire? È accessibile assolutamente a tutti. Possono venire amatori, professionisti, chiunque di qualunque specialità, perché comunque c'è un mix di specialità e l'interesse è veramente rivolto perché al cavallo. L'anno scorso, mi ricordo, c'erano anche le persone della monta americana addirittura. Ok. Sì, sì, e appunto il 99% diremo saranno solo di uditori, perché comunque non è una masterclass in cui partecipi attivamente, nel senso che comunque che puoi guardare, seguire, imparare, chiedere, ognuno può fare le domande, anzi diciamo che la parte più importante è quella del Compartiamo, che ci sono momenti come l'anno scorso, esatto, molto una bello. Mezz'ora dopo ogni intervento per le domande, per il confronto, gli spunti, le critiche anche, proprio per cercare di capire e andare avanti. Però di base chi lavorerà in campo saranno sempre i professionisti, che sono gli stessi dell'anno scorso con qualche aggiunta, però il team è rimasto più o meno quello. Perfetto. E le date, così se... dal 3 al 6 agosto qui a Borgo La Caccia. Benissimo. E per iscriversi bisogna fare sempre quelle email come l'anno scorso. compartiamo@gmail.com. sì, per favore scriveteci per mail, così noi abbiamo tutti i dati. Sì, esatto, perché sennò tra i social, i telefoni, WhatsApp, le chiamate non è facile. Perfetto. Allora io verrò sicuramente a vedervi, quindi ci rivedremo sicuramente al Compartiamo. Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.